Ragazzi, ma che caspita è successo? Perché ci sono due mercoledì qui? Oh mio Dio! Ok, una ne ho fatta fuori? Via, ti prego, via. E per... Allora, adesso mi spiegate cosa caspita è successo qua. Non capisco perché si è tolto il terreno da sotto. Ok, dobbiamo scapparcene immediatamente, non è possibile. Via, 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 via. Qua avevo visto già da prima questo ascensore. Andiamo a vederlo. Allora qua... Oh mio Dio! Ma che caspita... Ok, mi dispiace. Mercoledì sta distruggendo questo mondo. Attenzione perché potresti morire. Scappa se la vedi. Non affrontarla. Se si arrabbia potrebbe voler distruggere ancora di più questo mondo. Ok, non voglio far arrabbiare assolutamente. E qui vedo delle tracce di ketchup. Quindi io direi di seguirle. Ed effettivamente sembra che stiano portando verso quella casetta lì. Ma non solo verso quella casetta ora che ci penso. Perché vedo più avanti che ci sono altre tracce di ketchup. Quindi mi chiedo, ma che diavolo dovrebbero essere? Qui ovviamente si è chiuso dietro di me. Accidenti! Cioè, vedete, non si spacca nemmeno il vetro. Accidenti! Andiamo avanti. Ok. Allora, tecnicamente ora per poter scendere da questo posto, per poter uscire, posso semplicemente finire questo percorso. E solo che io sono... faccio schifo col parkour. E questo è il grande problema della mia vita, capito? Cioè, io ho sempre avuto questo grande problema nella mia vita, che non ho mai risolto in realtà. Cioè, e non so come risolvere. Io anche con i professori andavo a dire: prof, mi scusi, ma io il parkour non lo so fare. E loro mi mettevano la nota. Qualcuno è già stato qui. Ok, torniamo seri, perché qua non è normale. Chi è questo qualcuno? E poi che caspita di... cos'è? Scappa da mercoledì. Ok, quindi si parla effettivamente di mercoledì, va bene. Vivi per questo mondo. Ok, questi messaggi sono abbastanza inquietanti. Vattene ora che sei in tempo. No, mercoledì stai facendo molto male. Ok, è morta. E mi ha droppato un libro, vediamo cosa c'è scritto. Se mi hai sconfitta, considera già questo mondo finito. Come ho fatto fuori mano, posso farlo anche con te. Brutto idiota. Ehi, come si permette? E poi comunque... non ci conterei tanto, mercoledì. Io sono decisamente più forte di te. Cioè, nel senso, non nella vita reale, ma su Minecraft sì, secondo me. Non ci provare più a minacciarmi. Comunque, ora scendiamo e andiamo verso le altre tracce di sangue. Perché tecnicamente con questa enderpearl posso scendere se vengo teletrasportato. Ok, perfetto. Raga, io lo sto notando solo ora in editing. Non me ne ero reso conto prima, ma effettivamente il personaggio si muove da solo su Minecraft e io non lo sto controllando qui. Lo sta controllando, forse, da quello che sospetto io ora, mercoledì, ma non ne ho la certezza. Magari c'è un'altra entità più cattiva che mi sta controllando il personaggio, oppure è la stessa mercoledì che sceglie a caso di controllarmi il personaggio e qua di farmi fuori se stessa. Cioè, nel senso, il mio personaggio è andato da solo a mercoledì e l'ha fatto per farsi fuori. Questo è terribilmente inquietante e misterioso. Allora, tecnicamente potrei provare a continuare a vedere qua le tracce di sangue che di ketchup che portano verso, forse verso il villaggio, potrebbe essere. Vediamo cosa si nasconde in questo villaggio. Proviamo ad esplorare le case. Peraltro ci dobbiamo anche fare una casa in questo nuovo mondo, perché è pericoloso restare qui da soli senza nessuno, perché sapete, potrebbe spuntare mercoledì da un momento all'altro. Oddio, no, ora mi sono ricordato che in realtà non posso fare una casa perché questo mondo viene distrutto. Ma su Minecraft non esiste la gravità, quindi potrei fare una casa in aria. Potrebbe essere un'ottima idea, secondo me. Peraltro scrivetemi se preferite tipo le shader che ci sono adesso o prima senza shader. No, di nuovo! Oh santo cielo, ok. Raga, dobbiamo stare attentissimi perché questo mondo si sta distruggendo da solo. E il fatto è che io non so come fare per prevenire questa cosa. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente di fare è ovviamente farmi un'armatura, magari con degli stivaletti di feather falling. Oppure prendere le elitra, che potrebbero essere veramente utili in queste situazioni. Soprattutto se devi... cioè, se immaginatevi se si scava un burrone di 100 blocchi. Perché questi qua mi sa che non... cioè, sono pochi blocchi. Però secondo me si potrebbero scavare anche cioè, diciamo, dei buchi più grandi. E se succede è un vero problema, perché qua noi non abbiamo niente per poterci difendere dalle cadute. E invece dobbiamo prendere come minimo l'elitra. Io qua ovviamente sto esplorando il villaggio per capire se c'è qualche
problema. Ma guardate, secondo me qualche problema c'è, perché guardate i signori, raga. Ma vi sembra normale questa cosa? Perché hanno questi occhi? Cioè, questi signori sembrano tipo che abbiano qualche problema. Non so cosa dire in realtà. Cioè, mi spaventano, perché non sono normali. E le persone che non sono normali nei mondi di Minecraft sono sempre sintomo di qualche entità strana. E ovviamente chi sarà mai l'entità strana in questione? Vero Mercoledì Addams? Chi lo sa chi è? Beh, bella domanda. Veramente me lo sto chiedendo con tutto l'interesse del mondo. Vedete, questi... Allora, i villager in realtà sono normali qua. Invece lui, come ben vedete dagli occhi, non è normale. Perché... E poi comunque, scusatemi, ma questo libro è ancora più strano. Perché, cioè... Mi sa che Mercoledì se la vuole prendere con me. Peraltro, raga, io appunto devo mettermi a costruire una casa in aria, perché, ripeto, qua ho bisogno di un rifugio sicuro. E l'unico rifugio sicuro che posso crearmi è una casa in aria. Quindi adesso mi metto a farla. Come potete vedere, sto facendo qua la casa. Qui in mezzo io pensavo di mettere dei vetri, ed è tutta tonda la casa, se vedete. Perché secondo me questo design è il più efficiente. Tanto non avevamo bisogno di un'entrata, di un'uscita da davanti, diciamo, la casa, perché aveva solamente bisogno di un'entrata e un'uscita, diciamo, da sotto. Quindi tipo potrei mettere al centro, se lo trovo, o un ascensore o non so, una scala. Solo che la scala, sapete, potrebbe diventare inutile in un momento in cui magari il mondo sotto di me scompare, ad esempio. Oh, lei, guardate che bello, eh. Adesso, che carina questa casa, dai. Secondo me è carina, ci sta. Potremmo effettivamente anche mettere tipo, fatemi pensare, un letto, anche se in realtà qua dormire non è effettivamente utile, perché tanto probabilmente il giorno non viene mai, ormai non ci provo nemmeno più, guardate. Oddio, no, cavolo, è successo di nuovo, e stavolta questo buco è ancora più grosso, cioè più proprio profondo. Usiamo l'ender per uscire, dai, ti prego. Ok, perfetto, perfetto, sì, ok, perfetto. Ok, allora, aiuto, stiamo attenti, qua stiamo distruggendo pure il villaggio, non va bene. Non va affatto bene, cavolo. Questo mondo si sta distruggendo. Allora, sentite, io direi di entrare in casa mia, perché ho messo degli ascensori. Ah, cavolo. Raga, dobbiamo pensare ad un modo per fermare questa distruzione, o almeno provarci, perché mi dispiace che questo mondo si stia distruggendo. Ormai mi ci sto affezionando. Cioè, dai, ho fatto pure la casa carina. La mia casa effettivamente non... Secondo me non è in pericolo la mia casa, perché se vedete è ovviamente in aria, no? Secondo me non potrebbe succedere niente nella mia casa. Sarebbe bello poter salvare almeno una parte di questo mondo. Dobbiamo trovare delle soluzioni sicuramente. Vabbè, scrivetemi voi le vostre soluzioni nei commenti. Ricordatevi di lasciare like, per favore. Sono troppo utili, ne ho bisogno per poter crescere. Iscrivetevi al canale, anche questo è molto utile per poter crescere. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!